È un pari rimonta, ma comunque amaro, quello tenuto dal Crema 1908 in casa del Villa Valle. Ferretti torna a segnare, ma su un campo sintetico a Chiazze l'impressione è che manchi qualcosa. Un rigore, ad esempio, che poteva starci sul finale. Partono forte gli orobici sulle due fasce, ma la prima vera conclusione ospite col diagonale di Mandelli largo dopo imbeccata di Ferretti. La squadra di Belinzaghi si fa male da sola al 21esimo. Errore in appoggio, in uscita di Ruffini, fronte ribaltato. Florian serve Castelli che supera Zilioli per l'1-0 dal limite dell'area. Il Crema però c'è e risponde presente al 31esimo. Cross pennellato da Poledri in grande giornata. Sul secondo palo sbuca la zuccata di Ferretti e siamo 1-1. Villa Valle di nuovo in avanti, ma nel caos dell'area di rigore Florian non riesce, per fortuna nero-bianca, a impattare bene la sfera. Ospiti in avanti, a inizio ripresa, stanzione, prende fallo dal limite dell'area, Poledri calcia una discreta punizione che però si alza troppo. Il pericolo è dietro l'angolo, Castelli ci prova ancora dal limite, stavolta è la traversa a dirgli no e quando segna Rondelli è in fuorigioco. È di nuovo Castelli, il pericolo pubblico numero 1 al 72esimo, altra conclusione deviata e palla sul legno. Clamorosa è però la chance per Rinaldini che fila via in contropiede su assist di Poledri, ma sbatte su Pisoni in uscita. Insiste il Crema 1908 fino al giallo finale. Rinaldini calcia a rientrare, Pisoni para, Cocci arriva per il tap-in ma viene steso da Sec. Per l'arbitro è tutto regolare e il rammarico, anche per mister Bellinzaghi, è grande. Che a me sembrava rigore evidente. È vero che noi abbiamo subito un gol così, un rigore così, ed è vero che qui non è stato concesso e niente. Si vede che o l'ha visto così o l'ha visto in un altro modo e non ha voluto darlo. Esatto. Domenica abbiamo perso ancora Bertelli per espulsione, e quindi abbiamo pensato di mettere Bignami nel ruolo di terzino destro per sfruttare le sue capacità in costruzione. In parte è stato bravo, in parte ha un po', soprattutto all'inizio, quando non ha trovato le misure, ha sofferto qualche inserimento, ma ha fatto una buona partita. In mezzo al campo i due mediani mi sono piaciuti, sia in termini di quantità di lavoro che in termini di qualità, quindi avevamo da capire se Mandelli era in grado di stare in campo 90 minuti. E ha retto bene, e poi abbiamo voluto dare un turno di riposo a Rinaldini perché pensavamo che l'attacco della profondità di Valenti potesse darci qualcosa e in realtà qualcosa ci ha dato, ma non abbiamo mai trovato, diciamo, lo spunto finale per essere più pericolosi di quello che siamo stati.